emozioni, gol, tanto spettacolo. L'Atalanta batte 3-1 in rimonta il Parma nel lunchtime match della 29 giornata di Serie A, vola al quinto posto in classifica e ora vede la zona Champions. Il Milan quarto, sconfitto sabato sera dalla Sampdoria, è distante ora soltanto 3 lunghezze. Decide una gran doppietta di Zapata che sale a 19 gol in campionato, di cui 13 fuori casa. Particolare che lo rende il bomber che ha segnato di più in trasferta in questa Serie A. Partita giocata con grande intensità dalle due squadre, specie nel primo tempo. Atalanta a macinare gioco, Parma a colpire in contropiede soprattutto con Gervinho. È proprio l'esterno offensivo a colpire a freddo la squadra di Gasperini. Palla persa a metà campo all'8' da Paschalić, volo verso la porta avversaria e palla in rete. 1-0 e tutto da ricominciare per l'Atalanta. Papu Gomes e compagni non si lasciano abbattere e cominciano a fare tanto possesso palla, 70-30% nei primi 45 minuti, costruendo diverse occasioni da gol. Al 24esimo grande palla servita dal Papu Gomes a Paschalić, il croato salta bastoni e di punta anticipa tutti, così riesce a riscattarsi dall'errore nel corso del vantaggio degli avversari. Nel finale di partita, una doppia grande parata di Gollini prima su punizione di Bruno Alves al 35esimo, poi su un gran tiro di Ceravolo al 39', salva il risultato. A riposo si va sull'1-1. Zapata nel secondo tempo. È solo nella ripresa che l'Atalanta riesce a concretizzare la sua superiorità sul campo. Lo fa soprattutto grazie a un grandissimo Papu Gomes che accende i suoi al momento giusto. Al 48' un suo tiro dalla distanza scheggia la traversa. Al 59' ci prova ancora da lontano ma il suo tiro finisce alto. Al 65esimo il Parma perde Gervinho per un problema muscolare che probabilmente gli farà perdere i prossimi due match. Al 75esimo è ancora il capitano dell'Atalanta a vedere libero a destra Castagne, cross al bacio per Zapata che la spinge dentro. Nel finale, ancora l'argentino lascia partire un perfetto assist ancora per il colombiano che firma il 3-1 finale. L'Atalanta è la squadra che ha recuperato più punti, 17. Da situazioni di svantaggio e con 60 gol è anche in testa alla classifica del miglior attacco della Serie A, in coabitazione con la Juventus. Ora può anche